Venerdì 28 giugno Rosolina Mare ha ospitato l'iniziativa Estate con noi, promossa dal Ministero dell'Interno, che coinvolge le principali località turistiche italiane. Questa campagna nazionale si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto delle regole stradali per prevenire incidenti. Siamo con gli assessori Gazzola e Biondi perché c'è questa iniziativa della Polizia di Stato che ha portato dei mezzi importanti. Qua siamo davanti alla Lamborghini, che ce ne sono solo quattro in Italia, e hanno scelto anche Rosolina Mare per portarle. Chiediamo ai due assessori l'importanza di questo incontro e cosa rappresenta per Rosolina. Sicuramente un appuntamento molto importante quest'oggi qua a Rosolina Mare, che finalmente sembra iniziata l'estate dopo un cattivo tempo. Questo è vero primo weekend dell'estate 2024, abbiamo ospiti la Polizia di Stato con il pullman della sicurezza e alle mie spalle questa bellissima macchina Lamborghini, orgoglio italiano. È importante la sicurezza prima di tutto, e quindi averla qua a Rosolina Mare, grazie alla questura di Rovigo che ha permesso tutto ciò, ha messo a disposizione mezzi e uomini. E per noi appunto orgoglio oggi qua in Piazza Europa averli, tutto lo staff della polizia di Rovigo eccetera. Questa macchina dietro arriva da Bologna ed è per lo più impegnata anche per il trasporto organi. Assessore Biondi, la vostra amministrazione ci tiene molto alla sicurezza, non solo stradale, ma sicurezza anche del territorio. Siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti, c'è sempre margine di miglioramento. Questa è solo una delle iniziative che ci sarà quest'estate. Abbiamo puntato comunque anche sulla sicurezza nelle spiagge con varie attività per appunto i turisti. Bisogna sempre considerare che la vacanza è fondamentale, ma è fondamentale farla in sicurezza, quindi con tutte le forze dell'ordine che sono sempre molto presenti nel nostro territorio, con le forze sanitarie che sono comunque presenti nel nostro territorio, e quindi sì, estate a Rosolina Mare, estate sicura. Ecco, un'estate che sta partendo un pochino a rilento, però oggi c'è una giornata di sole. Fiduciosi di questa estate 2024? Siamo abbastanza fiduciosi, questo è il primo weekend effettivamente d'estate, siamo anche al primo vero weekend dopo la fine delle scuole, dopo la fine degli esami, quindi sicuramente siamo molto fiduciosi del fatto che da qui in poi l'estate possa partire.